forchetta con la mano destra, scrivi con la mano destra. Il pallone calcialo con il piede destro, è sbagliato mangiare con il coltello a destra. Non puoi scrivere con la sinistra, da piccolo ero destro ma giocavo alla sinistra. Perché se mi dicono quello che devo fare, io poi ci resto male? Forse perché l'aggressività raggiunge livelli che non puoi pensare. Ed è meglio che non agisci, altrimenti rischi di ammazzare. Aspettare, come diceva il mio allenatore, meglio temporeggiare. Ho trovato una risposta a chi mi dice ciò che devo fare. Io rispondo senza urlare: fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, se no sono guai. Fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, che non si sa mai. Ti guardo, ti osservo, ti squadro dalla testa ai piedi, poi ti prendo, ma non guardarmi non te lo permetto. Non mi interessa come ti senti, reietto, io ti getto nel cassonetto. Devi marcire fino a che diventi matto. Questo sembrava mi dicessero, ma in realtà non me l'hanno mai detto. Un giorno ero salito per buttarmi giù dal parapetto. A volte mi sentivo un po' un intruso, e a lungo andare questo mi ha tolto il sorriso. Anzi, non ce l'ho mai avuto, di norma non mi sono mai divertito. Fino a che ho scoperto che non sarei morto, e salzando sullo sguardo guardavo in faccia al mondo. Vorrei parlare a tutto il mondo e dirti se non mi hai capito fino in fondo. Fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, se no sono guai. Fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, che non si sa mai. Scusami ma adesso io sorrido, scusami ma adesso me ne fotto. Mi scuso ma lo stesso, fatti i fatti tuoi. Mi scuso ma i più forti adesso siamo noi. Non so se tutto questo poi sia vero, se faccio bene a non prendere niente più sul serio. Ma voglio rimanere con chi mi sopporta, sì. Non voglio più temere troppo così. Fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, se no sono guai. Fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, che non si sa mai.